Oggi proveremo a familiarizzare con le prime modalità di notazione ritmica. A sancire l'inizio di questo fecondo percorso è ancora una volta il repertorio musicale intonato nella Notre Dame del primo 200. Le composizioni a 3 e 4 voci necessitano sempre di più maggior chiarezza tra i cantori, affinché le singole voci procedano con maggior limpidezza e concatenazione. I vari segni della notazione, tuttavia, non indicano ancora durate precise come le conosciamo noi oggi. Or dunque, quali soluzioni trovarono i musici dell'epoca? Queste sono le premesse e i quesiti che proveremo a sviscerare nella puntata di oggi. Per cui buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con la storia della musica. Io sono sempre il Mastro e oggi parleremo dei 6 modi ritmici introdotti nella scuola di Notre Dame. La nostra barchetta è sempre lì che freme per una nuova procellosa avventura. Sì. Come visto nei due precedenti episodi, tra il XII e il XIII secolo, nella Parigi del re Filippo II Augusto, presso Notre Dame si va a sviluppare un repertorio musicale di pregevole fattura. Sono tutti brani legati alla liturgia, all'ufficio, ma la cui forma influenza in un reciproco scambio pure il mondo profano. Vale per le clausole e ancor più per i conductus e i mottetti. In codeste composizioni abbiamo osservato come la questione delle altezze sembra ormai risolta dalla notazione. Tuttavia rimane ancora il mistero delle durate. Bene, secondo letture e visioni teoriche di poco tardi rispetto alla musica di Notre Dame, vi è un modello che su tutti ci aiuta momentaneamente a sistemare questa faccenda. Mi riferisco alla cosiddetta notazione modale, o più semplicemente ai 6 modi ritmici. Vediamo velocemente di che cosa si tratta. Per doverose precisazioni musicologiche c'è tempo. Molto bene, il modello che stiamo per introdurre è ricavato principalmente dal De Mensurabili Musica, un trattato risalente all'incirca al 1240 o al massimo 1260. Quindi, per capirci, postumo sia Leonino che Perotino, i due compositori con cui abbiamo fatto conoscenza nei precedenti episodi. Tale scritto viene attribuito tradizionalmente a Johannes de Garlandia. In tempi recenti non è sempre unanime questo riconoscimento, poiché sono emerse nuove documentazioni di cui però in questo momento ci distrarrebbero. Per cui andiamo al contenuto. La difficoltà di quanto sto per mostrare la possiamo comprendere partendo da ciò che sappiamo noi oggi. Le diverse grafie delle note che troviamo sul pentagramma ci indicano con precisione la durata del singolo suono, mentre in questo frangente i vari neumi quadrati non hanno la stessa qualità. La pluralità di segni che state osservando non corrisponde a durate diverse, piuttosto alle cosiddette ligature dei gruppi più o meno numerosi di note, tema che affronteremo nel prossimo capitolo di questo video. Per cui, per comprenderne la lettura, dobbiamo cavarci in altre maniere. Anzitutto ciò che dobbiamo sapere riguarda i due principali rapporti di durata, ovvero una nota lunga e una nota breve. Longa e brevis. Questi due rapporti nella notazione moderna li facciamo corrispondere alla semiminima e alla croma, quindi una al doppio dell'altra, il cui valore d'insieme dà quindi un esito ternario, 2 più 1. Ma lo ripeto, all'epoca non vi erano ancora dei segni capaci di distinguerle. Almeno fino a che qualche anno dopo Francone da Colonia non inizierà a sporcarsi le mani. Ma non è questo il giorno. Tornando a noi, nel suddetto trattato De Mensurabili Musica apprendiamo 6 modi con i quali comprendere questo groviglio ritmico. Questi modi non fanno altro che riprendere gli antichi piedi della metrica greca. Faccio un breve elenco per poi fornire qualche esempio. Il primo modo ritmico è formato da una longa più una brevis. Ta 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 ta. Tale schema in metrica viene chiamato trocheo. Il secondo modo è il suo esatto opposto. Si parte dalla brevis e segue una longa, quindi ta 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 ta. Il cosiddetto jumbo. Finite queste composizioni base, si passa a uno schema di 3 note. Il terzo modo, infatti, è composto da una lunga più una breve, il dattilo. Non vi faccio l'esempio ritmico ora perché vi confonderei. Segue il cosiddetto anapesto, breve, breve, lunga, e i restanti due in fondo sono composti da più longhe e più brevi. Ok, tutto molto bello. E nella pratica, come sempre, alcuni dei suddetti modi sembrano più ricorrenti rispetto ad altri. Alcuni invece sembrano, diciamo, riempire il pacchetto teorico. Nelle copie o presunte tali del Magnus Liber Organi, che trovate sempre digitalizzate in descrizione, possiamo scovare un bel po' di esempi. Il Magnus Liber Organi ricordo essere il fantomatico manoscritto che raccoglie il repertorio di questo periodo a Notre Dame. Proviamo ad ascoltare qualche rapido esempio per familiarizzare con essi. I 6 modi ritmici. Nel prossimo capitolo invece vedremo come riconoscerli grazie alle cosiddette ligature, ovvero quei gruppi di note che vediamo sparsi tra i righi. Procediamo con ordine. Il primo modo, formato da una successione di una longa più una brevis, l'abbiamo già ascoltato a
ad esempio nel celeberrimo Viderum Tomnes di Perotino. Fateci caso, dopo il primo lungo accordo, le voci melismatiche superiori del duplum, triplum, quadruplum procedono attraverso una nota più lunga e una più corta. Avete fatto caso? Pa, 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 pa. Alternanza di una nota più lunga con una più corta. Primo modo. Per noi diviene ancora più semplice osservarlo attraverso la scrittura moderna. Come detto, la longa è qui rappresentata da una semiminima, mentre la breve da una croma, escluse le ultime due leggermente allungate. Ecco la semiminima col punto e la semiminima. Le alterazioni temporali, come vedremo, sono piuttosto frequenti. Questi cambi di luce! Avrete fatto comunque caso che tra le voci vi sono delle leggere variazioni. Talvolta possono ricordare le cosiddette diminuzioni, ovvero un gruppo di note più rapide. Ma queste le vedremo meglio tra un bel po' di episodi. Il secondo modo, il giambico, è formato al contrario da una brevis più una longa e così via. È un modo in realtà probabilmente meno utilizzato. Al di là dei soliti problemi di copyright, che sono poi il motivo per cui non riesco a farvi ascoltare troppa musica in questo canale, non ho trovato grandi esempi con questo secondo modo. Per cui se siete a conoscenza di qualcosa, fatemelo sapere, che sia su un link di YouTube oppure direttamente su quei manoscritti soliti. Di bibliografia a riguardo ne sto scartabellando veramente tantissima, anche specialistica, solo che non sempre tutti forniscono degli esempi, per cui diventa anche un po' complicato andarsela a cercare. Ma per fortuna una c'è il terzo modo, longa, breve, breve, quello è veramente abusato. Come riconoscerlo? Beh, ascoltiamo le prime note del Sederunt di Perotino. In questo caso, ascoltando il brano o leggendolo in trascrizione moderna, ci accorgeremo che le tre note non sono semplicemente una semiminima e due crome, come potremmo aspettarci, bensì una semiminima col punto, quindi poco più lunga, una croma e una semiminima. Siamo di fronte a qualcosa di meno lineare rispetto alle nostre conoscenze. La longa e la brevis possono mutare a seconda del contesto. Se le intonassimo con i valori appresi poco fa, avremo ta 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 ta. Tuttavia, in questo brano ascoltiamo ta 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 ta. La differenza tra i due ritmi è che il primo è binario, mentre il secondo è ternario. La scansione in tre è preferita per motivi di combinazione, oltre al rimando simbolico della Trinità, anche se va detto che probabilmente si tratta di un'interpretazione a posteriori. Comunque, in questo brano è possibile ascoltare diverse modalità ritmiche, infatti a un certo punto torna al primo modo. Il quarto modo probabilmente è uno dei meno utilizzati, quindi è veramente molto complicato andarlo a trovare. Alcuni, come detto, servono un po' a riempire il pacchetto teorico. Il quinto modo invece è più facile trovarlo al tenor. È sufficiente trovare un gruppo di tre note, appunto nella voce più bassa, e il gioco è fatto. Quelle tre note andranno lette come delle longhe. Anche qui, delle longhe un po' allungate. Ok, penso che la frittata l'abbiate compresa. Ma dunque, quale sarebbe il criterio con il quale scegliere un modo piuttosto che un altro? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo osservare la disposizione dei gruppi di note. Insomma, dobbiamo introdurre le ligature. Il tipo di notazione che stiamo scrutando è talvolta chiamata quadrata. Come visto nelle precedenti puntate, non è altro che frutto di un ispessimento e della più antica scrittura neumatica. Per cui, riprendendo comodamente uno schema che potete trovare su internet, possiamo vedere l'evoluzione dei segni. Come appreso, il puntum e la virga indicano una nota singola. Pes e clivis invece rappresentano un gruppo di due note. Il pes mostra due note ascendenti, che salgono. Pes significa piede, lo si può pensare come un passo che va verso l'alto. Clivis, al contrario, denota due note che scendono. Di nuovo, il significato letterale indicherebbe una collina. L'immagine è simpatica, aiuta a memorizzare. Seguono i vari gruppi da tre note, scandicus, climacus, torculus, porrectus, tutti nomi riconducibili all'effettivo movimento delle note. Quest'ultima, il porrectus, si riconosce per quell'elegante linea obliqua discendente. Per cui le tre note si leggono qui, qui
e qui. Bene, tutti questi insiemi di note sono detti ligature, appunto che sono dei segni legati. Essi quindi non corrispondono a un significato concernente la durata, bensì all'altezza, al movimento. E allora come facciamo a sapere come intonare correttamente il ritmo di questo repertorio parigino? Beh, anzitutto è una questione di battuta, nel senso che c'è almeno un secolo di dibattiti e cazzotti tra studiosi. È una storia in realtà molto affascinante, quella dell'interpretazione. Ma qui per ora stiamo sul semplice. Ai sei modi visti poco fa, un cantore del primo 200 associava la disposizione delle ligature secondo uno schema teorico. Ve lo espongo di nuovo brutalmente, poi vedremo qualche esempio. Quando i neumi quadrati sono disposti con una prima ligatura da tre, seguita da gruppi di due note, allora il cantore intonerà il primo modo, longa brevis. Qualora invece si presentasse con una triplice successione di due note, allora toccherà il secondo modo, brevis longa. No, ho sbagliato, 2 più 2 più 2 più 3. Quando si trova una prima nota isolata seguita da ligature da 3, allora in quel caso si intonerà il terzo modo. 1 più 3 più 3 più 3. Il quarto modo dovrebbe riconoscersi attraverso gruppi di 3 note, ma come detto è il più raro da trovare. Il quinto modo invece è generalmente presentato al tenor e segue nuovamente gruppi di 3 note lunghe. Il sesto modo, che ricordo consiste solo in una successione di note brevi, quindi abbastanza rapido, lo si riconosce per un gruppo da 4 più 3 più 3. Questo schema è molto utile. Ma appunto rimane uno schema, per cui è facile trovare delle variazioni lungo il percorso. E la stanghetta che troviamo tra i neumi, che cosa sarebbe? Generalmente viene pensata come una pausa. Del resto i cantori non potevano prodigarsi in un flusso perpetuo di note lunghe e brevi. Vi è anche un altro punto di vista, ovvero che questa non sia altro che una stanghetta di fine battuta. Insomma, come la conosciamo noi. Ok, facciamo qualche esempio per provare a visualizzare e a leggere correttamente questo tipo di musica. Sempre dal manoscritto fiorentino contenente il repertorio di Notre Dame, esaminiamo la clausola a tre voci Go. Osservando il tenor, notiamo da subito come il porrectus, quindi il segno comprendente tre note, sia sotto la capolettera G. In ogni caso, proseguendo, se abbiamo capito un po' come funziona, che ci sia uno scandicus, un porrectus o un torculus, ritmicamente cambia poco. Quel raggruppamento di tre note indica che il tenor seguirà il quinto modo. Quindi quelle tre note saranno tutte delle longhe. Le due voci superiori invece seguono lo schema 3 più 2 più 2 più 2. Guardiamo ad esempio questa parte in cui dopo il porrectus da 3 seguono dei pes, quindi raggruppamento da 2. Tale modello richiederà il primo modo, come il viderunt omnes ascoltato poco fa, formato quindi da una lunga, una breve, una lunga, una breve, eccetera. Ta 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 ta. Per il terzo modo invece è sufficiente controllare che ci sia prima una nota singola e poi generalmente ci sono appunto quei gruppi da tre note, che appunto che siano climax, porrectus o quello che volete non cambia nulla, l'importante è che ci sia 1 più 3 più 3 più 3 più 3 eccetera. Tra le eccezioni più frequenti che possiamo scovare è che magari un gruppo di tre note può essere diviso in 1 più 2, ma questo veramente adesso ci complicherebbe, quindi fermiamoci qui. Quindi basandoci su questo principio, andando a cercare nei vari manoscritti digitalizzati che vi lascio sempre qui sotto in descrizione, possiamo andare a caccia dei vari modi. Ma qui dobbiamo fermarci veramente un attimo e concederci un'ultimissima riflessione. L'apparente rigidità dello schema che abbiamo esaminato oggi, anche per il suo rimando intellettuale all'antica metrica greca, ha fatto supporre che si tratti di una teoria pensata a posteriori. Come probabilmente lo è il riferimento alla Trinità legato all'andamento tendenzialmente ternario di questa musica. In tutto questo trovo parecchio curioso leggere l'analisi che ha trovato il suo compimento nella musicologa Anna Maria Busberger. Nel suo testo parecchio audace, a tratti provocatorio, La musica nel Medioevo e l'arte della memoria, la studiosa avanza l'ipotesi che il repertorio costruito a Notre Dame, quindi sotto Leonino e Perotino, sia stato codificato anche attraverso l'oralità, quindi la memoria. E attenzione, ciò ribalterebbe moltissimi preconcetti che ci sono su questo periodo. Pensiamoci, in queste ultime puntate abbiamo avuto modo di analizzare, sotto tre profili differenti, la notazione di queste composizioni. Abbiamo visto la precisione con la quale vengono indicate le note, seppur con evidenti difficoltà. Tuttavia è bene sottolineare che non esistono fonti coeve che possano descrivere e testimoniare con precisione questo repertorio.
Parliamone. L'anonimo quarto, ovvero il documento più corposo e importante per ricostruire tutte le vicende attorno a Notre Dame, è un documento in realtà postumo, datato addirittura al 1280, se non addirittura dopo. Per capirci, la morte del Magister Leoninus è datata all'incirca al 1201. Il Demensurabili Musica, accennato oggi, risale al 1240 o al 1250. Per non parlare delle fonti che abbiamo visualizzato in queste puntate, proprio per guardare e capire questa musica, sia il manoscritto conservato a Firenze, sia i due conservati a Wolfenbüttel risalgono all'incirca la metà del 1200. Capite, questi dovrebbero essere una copia o almeno una trascrizione parziale del famoso Magnus Liber Organi. Possibile che non ci sia nemmeno una fonte coeva che ci testimoni la musica di Leonino o Perotino? Bene, questi quesiti che sembrano gettare ulteriore buio alle poche certezze che abbiamo su questo repertorio, in realtà non fanno altro che costruire delle altre prospettive. L'apprendimento mnemonico che noi pensiamo schematicamente svanire attraverso l'operato di Guido d'Arezzo nell'anno 1000, in realtà è ancora parte attiva del processo compositivo. O almeno così sembrerebbe, pure qui nella Notre Dame, dove quel tipo di notazione getta definitivamente le basi ad un percorso straordinario. Percorso che intendo raccontare sempre qui, nella procellosa e frizzante navigazione nella storia della musica. Molto bene, siamo arrivati alla conclusione anche di questo novello episodio. Ringrazio tutte e tutti per essere arrivati fino a questo punto e anche chi si è perso durante il percorso. Devo essere sincero, ho avuto molto timore a presentare un discorso del genere. Credo che sia probabilmente uno degli argomenti più complicati che ho trattato fino a questo momento, ma anche proprio come ricerca. Beh, in realtà lo dico sempre, cioè anche quando ho fatto Mesomede, anche sugli strumenti greci l'avevo detto, però insomma in ogni caso questo è veramente molto complicato. Ho consultato tantissime fonti, anche perché sono argomenti che ovviamente ho studiato all'università, ma non essendo uno specialista nella musica del Medioevo, lo ricordo e lo dico con gran chiarezza nel caso qualcuno ci facesse delle idee strane. Ho consultato veramente tanto materiale, ho comprato anche dei testi in più in questi mesi proprio per essere un pochettino più preparato e molte cose comunque continuo a non aver compreso, diciamo, nel merito tutta la questione. Ma non importa, credo che questo video possa essere utile, diciamo, per comprendere l'ossatura di questi sei modi e poi per tutte le questioni specialistiche che ovviamente ho omesso, c'è tempo, quindi sicuramente emergeranno altri aspetti nei prossimi episodi e quant'altro. Scusate, dopo tutti questi minuti in cui ciarlo a vanvera, non so più che cosa dire, più che altro non ho più saliva. In ogni caso vi consiglio come sempre anche la versione in francese che è gestita da Yves, ci sono dei bellissimi argomenti e soprattutto su questo tema è molto ricco, molto più ricco anche di quello che ho presentato qua. Se qualcuno conoscesse il francese, ma anche se non lo conoscesse, vi lascio qua sotto in descrizione i suoi episodi che sono veramente molto belli. Per il resto credo che oggi ci siamo concessi appunto un argomento molto spinoso. Vorrei farne ancora uno su Notre Dame che, diciamo, nasce dalle ceneri di quelle ultime riflessioni che ho portato a partire dalla memoria alla memotecnica, perché ci sono delle domande veramente molto interessanti che potrebbero, diciamo, ribaltare un po' la nostra percezione di questo repertorio. Poi ovviamente partirò a ruota un po' con gli strumenti musicali perché è un argomento che mi sta molto a cuore e quindi insomma vorrei studiare. Se c'è qualcuno che costruisce, che ha qualche strumentino, mi scriva, che giusto per rendere un po' più tangibile la cosa. Basta così, noi ci vediamo come sempre qui nella perigliosa navigazione nella storia della musica. Grazie e arrivederci.